Voi, donne, preparatevi all'incanto. Diego Bruno, sei il piccolo Bruno, vero? Allora, sei tu che mi hai detto che volevi la piscina? E così tu volevi la piscina? Eh sì, volevo la jacuzzi, una bella grande, grande, molto. Se venisse a lavorare da me, te ne compreresti una tutta tua, credimi. Guarda, non capita tutti i giorni fare il mio incontro. Se davvero venivi sì, da me, però... la piscina ora ce l'avevi. Ci avevi tutto. È tutto molto interessante, però io la volevo. Guarda, ti propongo un affare che nessuno può rifiutare. Sì. Vieni da me e io ti darò la piscina che vuoi. Non so. Davvero molto grande. La tua offerta è molto interessante. Tuttavia, dato che l'ultima volta è venuto giù uno e mi ha dato un po' sui nervi la cosa, perché gli avevo offerto 2,5 milioni per fare la piscina. E quindi, come ti ho detto, non lo so. Ma Brunello... Oh, piano con quelle mani, eh. Io ti avevo proposto di venire a lavorare da me, ma se tu non vuoi... Sì. No. Forse... Ma... Dovresti muoverti. Ascolta... La tua proposta mi sembra quanto... non lo so. Ti sto proponendo... La possibilità di vincere Io... MasterChef. Ascolta, no, rifiuto. Perché io non cucino. Rifiuti? Capito? Voglio... Io no, volevo soltanto una piscina. E poi vedi il polpaccio? Non so neanche distinguerlo. Potrebbe essere un braccio per me. Ma sei proprio impazzito. Quello è un polpaccio. Lo sanno tutti, no? Io mica lo faccio senza apposta. Contare che sei anche analfabeta. Adesso, analfabeta no, Io so anche contare, sai? 1, 2, 5, 6. Visto? So contare. E poi? Voglio la jacuzzi. Ricordatelo. Mazza, che caldo! Questi stanno tutti con la sala al caldo. Spartani! Non vi preoccupate! Troveremo rifugio dentro in una bella piscina fresca! Domani ci faremo un tuffo nella jacuzzi! E nessuno ce lo impedirà!